Benvenute e benvenuti, questo è il TG6. La TUA, società unica di trasporto regionale, ha illustrato il nuovo piano di investimenti e al contempo anche la riduzione dei costi. Nel triennio 2020-2022 è stato annunciato anche l'impiego di quasi 73 milioni di euro. Paolo Renzetti. Quasi 73 milioni di euro di investimenti su ferro e su gomma nel triennio 2020-2022, assunzioni di autisti, meccanici e di ingegneri, abbattimento del costo dei biglietti sulla tratta L'Aquila-Roma. Sono queste le principali novità annunciate questa mattina dal presidente di TUA Gianfranco Giuliante, che ha anche illustrato il quadro complessivo delle azioni strategiche in parte già avviate che si concluderanno entro il 2022, un quadro che mette in evidenza la programmazione da parte dell'azienda unica nell'affrontare le nuove sfide per una migliore mobilità in Abruzzo. Dei 73 milioni investiti, 25 riguarderanno l'ammodernamento del parco autobus, 12 milioni e 600 mila euro per acquistare nuovi treni, 30 milioni di euro per investimenti ferroviari e 4 milioni e mezzo dedicati agli immobili e alla informatizzazione dei sistemi. Per quanto riguarda gli autobus, TUA ha avviato un sostanzioso piano di ammodernamento della flotta con 123 nuovi pullman che entreranno in servizio entro 2 anni. In una situazione di oggettiva difficoltà per il territorio abruzzese, c'è una società come la tua che a 7 mesi da quando questa struttura è governata dal nuovo CDA è in condizione di offrire agli abruzzesi la possibilità di lavoro con delle assunzioni e un piano di investimenti di circa 73 milioni di euro, che mi sembra sia una cosa assolutamente positiva per l'Abruzzo, visto il momento che sta vivendo. Una risposta positiva per gli utenti del trasporto pubblico in Abruzzo, tra cui naturalmente coloro i quali si muovono dall'Aquila verso Roma e da Roma verso l'Aquila. Ci sono complessivamente nel trasporto complessivo dell'Abruzzo circa 100 corse che collegano l'Aquila a Roma, quindi non si può dire tecnicamente essere una città isolata. La TUA è diventata per quel tratto una società commerciale, ha cercato evidentemente di compendiare quelle che sono le esigenze senza far venir meno la necessità di tener conto che l'Aquila è una città che sul trasporto della mobilità su gomma vede l'unica fonte per arrivare alla città di Roma. Presidente, lei ha parlato in conferenza stampa di una sorta di accanimento mediatico nei confronti della TUA, perché? Ma perché leggo fondamentalmente notizie che poi vengono enfatizzate. Ho fatto l'esempio: se la TUA compie 4.000 corse in un giorno e c'è la rottura sulla Tiburtina di un autobus con la marmitta, ma 3.999 funzionano, e se quell'auto viene sostituita in 20 minuti significa che la tua funziona. Se poi ci si sofferma al fatto che si è rotta una marmitta di una flotta che abbiamo ereditato obsoleta, evidentemente si dà un messaggio che ritengo sbagliato. E adesso la cronaca. Un autobus ha preso fuoco sulla A24 subito dopo il bivio dell'A25 nel territorio di Sante Marie. Il bus era partito da Avezzano e diretto a Roma e si è incendiato, come vedete dalle immagini, intorno al chilometro 65 della A24. I pochi passeggeri a bordo fortunatamente sono riusciti ad evacuare in tempo il mezzo senza che ci siano stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Avezzano. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. L'incidente ha bloccato il traffico, provocando una coda di 1 chilometro. E a proposito di autostrade, per il ritardo del governo italiano, l'Unione Europea ha respinto il piano economico-finanziario di Strada dei Parchi. Sono stati persi quindi i finanziamenti per la messa in sicurezza delle A24 e A25. L'Unione Europea ha bocciato il piano economico-finanziario di Strada dei Parchi. Bruxelles ha accantonato così il documento di revisione delle tariffe e gli investimenti per la messa in sicurezza a causa del letargo del governo italiano. A causa del lungo silenzio dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte si sarebbero persi 3 miliardi e 100 milioni di euro. Questo stop mette a rischio tutti i programmi dell'azienda concessionaria delle A24 e A25. I cantieri aperti tra l'Abruzzo e il Lazio infatti sono legati a
una serie di finanziamenti da 192 milioni della prima fase del PEF. Strada dei Parchi non nasconde la sua frustrazione. Il governo italiano non ha fornito quei chiarimenti chiesti per due volte, attacca il vicepresidente Mauro Fabris. Il gestore dell'autostrada è tenuto ad effettuare solamente la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria, e questo nonostante il business dei pedaggi sia molto redditizio. Nel 2016, infatti, le 24 società private che gestiscono le autostrade italiane hanno incassato 5,7 miliardi a fronte di 2,9 miliardi di costi di produzione. Inoltre, gli investimenti sono storicamente inferiori a quelli promessi ai governi. Tra il 2008 e il 2016 i privati hanno investito solo 15 miliardi, mentre nei piani finanziari ne sarebbero dovuti essere 21,7. Con lo stop dei fondi europei quindi sono sospese tutte quelle opere di messa in sicurezza, come l'adeguamento sismico dei piloni e i lavori sulle ammalorate gallerie del traforo del Gran Sasso. Eppure durante il suo tour in Abruzzo nei giorni scorsi, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva dichiarato che l'obiettivo fondamentale è quello di mettere a posto l'autostrada, ma la bocciatura da Bruxelles sarebbe arrivata già a gennaio. Sarà quindi il governo italiano che pagherà la messa in sicurezza? Staremo a vedere. Nel frattempo, perlomeno, il maxi aumento dei pedaggi rimane bloccato fino a ottobre 2021, e questo per andare incontro alle popolazioni terremotate. Ciononostante, il tratto gestito dal gruppo Toto rimane quello più costoso d'Italia. Da Pescara Chieti fino a Roma Est, i 197 km di viaggio in automobile costano 20,50 euro, ovvero oltre un euro ogni 10 km. Per la terza volta la comunità di Bomba si trova ad affrontare il progetto di estrazione di gas nell'omonimo lago. Per noi la vittoria degli anni scorsi, ha dichiarato il sindaco Raffaele Nasuti, è una medaglia al petto che continueremo ad onorare. Non c'è pace per il lago di Bomba. Riparte l'iter per il progetto di estrazione di gas al Comitato Nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale. La nuova documentazione prodotta dalla CMI Energia SRL è pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. Per le osservazioni c'è tempo fino al 15 marzo prossimo. A lanciare l'allarme è il forum H2O di Augusto De Sanctis. Esterrefatta la comunità di Bomba, che per la terza volta si sente minacciata per il progetto di concessione estrattiva in località Colle Santo. Siamo abituati alle battaglie, dice il sindaco Raffaele Nasuti. Per noi, commenta, la vittoria degli anni scorsi è una medaglia al petto che continueremo ad onorare. Sì, con sorpresa e sconcerto sufficiente abbiamo ricevuto giorni fa da parte del Ministero l'invito o comunque la richiesta di ripartire con la procedura VIA per tutto quello che già abbiamo subito per due volte, quindi questa è la terza volta che cercano di ripartire con la ricerca di gas nel pressi del lago di Bomba. Sconcertati perché una volta che si è stabilito che forse non era il caso di fare prelievi da quel posto, non capiamo come si possa ricominciare da capo con una piccola variazione del progetto. Dobbiamo approfondire ancora, ma non siamo con la guardia abbassata, anzi siamo già attenti a tutto quello da fare per cercare di fermare questo ennesimo tentativo. Nel frattempo l'amministrazione comunale cosa può fare? Guardi, noi metteremo in pratica qualunque cosa sia necessario per poter bloccare l'iniziativa della CMI. Abbiamo già avuto modo di far capire al CMI che non abbiamo nessuna intenzione di togliere la nostra medaglia al valore, che definisco così, quella che è stata la lotta fatta contro questo pozzo. E dobbiamo continuare, sicuramente continueremo a lottare perché questa medaglia possa rimanere fortemente attaccata al petto dei cittadini bombesi e di tutto il comprensorio. Il terremoto politico all'interno della maggioranza regionale sembra essersi almeno per il momento placato. Pietro Quaresimale infatti ci ha ripensato e ha deciso di rimanere nella Lega di cui è capogruppo nel Consiglio regionale. Allarme rientrato per il Carroccio che nuovamente ha rischiato di essere smembrato dalle correnti interne.
È durata appena 48 ore la ribellione alla Lega di Pietro Quaresimale. Il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale ha fatto dietro front ed è rientrato nel partito di Matteo Salvini. La fiducia nei confronti della Lega, del commissario regionale Luigi D'Eramo e di Salvini non è mai venuta meno, ha reso noto Quaresimale in una nota. Dopo un confronto con i vertici regionali del partito ho deciso di restare convintamente nella Lega. Quaresimale infatti non aveva ben digerito il fatto che, benché fosse stato il candidato più votato in provincia, non abbia ricevuto nessun assessorato. Non è noto adesso in che modo si sia convinto a tornare sui suoi passi, visto che al momento non ha ricevuto nessuna nuova carica, ma continua a ricoprire solo il ruolo di capogruppo all'emiciclo. All'annuncio dell'addio alla Lega erano trapelate indiscrezioni secondo cui l'ex sindaco di Campli era molto vicino a Fratelli d'Italia. Se avesse aderito al partito della Meloni, questo non avrebbe fatto altro che accentuare i malumori all'interno del governo abruzzese. Accolgo con soddisfazione la posizione del nostro capogruppo, ha dichiarato D'Eramo. Riprendiamo il percorso politico amministrativo svolto in questo primo anno. Dopo la spallata all'ex numero uno della Lega Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, che aveva infastidito anche il leader Salvini, D'Eramo ha così evitato un'altra profonda spaccatura nel primo partito della maggioranza in regione. Cambiamo argomento. La provincia di Teramo in prima linea per la raccolta farmaci in favore del popolo venezuelano in piena crisi sanitaria. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave problema, l'Associazione Latinoamericana organizza per sabato 22 febbraio nella sala polifunzionale di Via Comi a Teramo, per l'appunto, la proiezione del film Estado do Bien, uno spettacolo, uno spaccato sul dramma sociale che sta vivendo il Venezuela tra il regime di Maduro e il colpo di Stato promosso dagli Stati Uniti. Tania Bonici Castelli. L'Associazione Latinoamericana in Italia organizza a Teramo una serata a sostegno del popolo del Venezuela per l'emergenza farmaci, con la proiezione del film Estado do Bien. Le notizie che arrivano dai tanti abruzzesi emigrati in Venezuela parlano di scaffali vuoti nelle farmacie e di ospedali senza più elementari strumenti chirurgici e presidi sanitari. A farne maggiormente le spese sono i bambini, che stanno morendo al pari di quelli africani. In Venezuela c'è una grande crisi sanitaria, da diversi anni. Dal 2014 si è accentuato ancora di più e i medicinali non si trovano. Se si trovano nel mercato nero, se si trovano costano carissimi. Adesso per esempio sta tutto a dollaro, quando loro guadagnano per esempio 3 dollari al mese. Che tipo di farmaci dovete mandare, sono più necessari? I salvavita, anche antipiretici per la pressione, per il cuore, e ogni tipo di farmaco, per la diarrea, e anche perché ultimamente stanno tornando a galla tutte queste malattie che erano state develate. La provincia di Teramo è a fianco di questa associazione latinoamericana. Sì. Noi sappiamo ben poco di quello che è la situazione in Venezuela, quello che ci hanno raccontato fino dai giornali. Fatto sta che è comunque una situazione triste, la maggior parte di noi ha comunque delle conoscenze, dei parenti e familiari in Venezuela, e quindi ci raccontano di quanto sia difficile la situazione. Situazione precaria economicamente, è una situazione che questa associazione cerca di affrontare attraverso i suoi volontari, che appunto noi ringraziamo e sosteniamo, attraverso questi volontari per la raccolta di medicinali, che per noi sembra una cosa semplice, e invece lì è un problema appunto trovare i medicinali anche per, che ne so, per un mal di gola, per malattie croniche, per diciamo, soggetti che sono appunto malati, addirittura che non arrivano proprio medicine per i malati oncologici. L'associazione ALI raccoglierà i farmaci e le donazioni saranno destinate alla Caritas Venezuela Caracas, che provvederà poi ad inviare le filiali sparse in tutto il territorio. Gli istituti superiori di Penne rischiano di perdere i fondi assegnati negli scorsi anni per l'adeguamento sismico. Ad annunciarlo in conferenza stampa è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che da alcuni mesi sta ingrandendo la lente sull'area Vestina.
I gravi ritardi nella progettazione delle scuole rischiano di far perdere i fondi stanziati negli anni scorsi per la messa in sicurezza degli istituti superiori nella città di Penne. A denunciare la carenza da parte della provincia di Pescara su questo tema il gruppo PD in consiglio regionale, unitamente agli esponenti del centro-sinistra vestino. Il rischio che sta per materializzarsi è la perdita di 2,5 milioni di euro finanziati da delibera CIPE per l'adeguamento sismico dell'istituto Mario De Fiori e di 2,1 milioni fondi terremoto 2016 per il palazzo De Sterlik che ospitava l'Istituto Marconi. Entrambi i lavori erano stati finanziati nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. A distanza di un anno e quando siamo prossimi alla scadenza, che ormai sarà il 28 di febbraio del 2020, la provincia di Pescara non ha ancora bandito la gara per la progettazione. Questi due istituti sono stati finanziati nel corso degli anni, 2.500.000 euro per il lotto B del Mario De Fiori, 2.100.000 euro per il De Sterlik. Parliamo invece adesso di fondi per la progettazione che dovevano partire e a distanza di un anno non sono partiti, ormai la scadenza è veramente prossima. Naturalmente per poter andare avanti serve una parte di cofinanziamento, e cioè la provincia di Pescara deve recuperare circa 100.000 euro, 90.000 e qualche cosa, per cofinanziare, diciamo, questa pubblicazione del bando. Se non lo farà entro il 28 di febbraio avremo perso soldi e soprattutto il tempo per le scuole. Non essere pronte significa dover adesso reperire tutta la somma anziché soltanto la somma del cofinanziamento, far ripartire tutto e quindi aspettare mesi, forse ci vorrà un anno per la progettazione e poi ancora ci vorranno 6 mesi per i bandi dei lavori, e quindi significa che stiamo parlando, poi naturalmente ci vuole il tempo per eseguire questi lavori, quindi stiamo parlando di scuole che probabilmente tra 2 anni saranno pronte. Quindi a meno che non ci sarà un miracolo da parte dell'amministrazione provinciale, possiamo dire che la città di Penne, le sue scuole, i suoi studenti, i suoi professori, l'area vestina, dopo tutto quello che ha avuto per il terremoto, è stata completamente dimenticata. La chiusura del mercato ittico al minuto, disposta dai NAS, è stata affrontata questa mattina nel corso della seduta della Commissione Controllo e Garanzia nel Consiglio Comunale di Pescara. Vediamo il servizio. La chiusura del mercato ittico di Pescara è finita all'ordine del giorno della Commissione Controllo e Garanzia Comunale. Siamo con il Presidente Piero Giampietro. Presidente, è stata una seduta abbastanza animata. Cosa è venuto fuori? Cosa è emerso? È emerso che probabilmente è mancato un controllo su quello che effettivamente c'era lì dentro, perché il dirigente del settore ci ha comunicato che ad esempio c'erano problemi di pulizia ordinaria e straordinaria, oltre che di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi probabilmente quello che noi sollecitiamo è un miglior controllo da parte del comune, perché il comune è il proprietario del mercato, quindi in realtà il luogo pubblico dove vengono venduti i prodotti freschi deve essere il posto più sicuro del mondo. È emerso che forse c'è un problema nel conferimento degli scarti di pesce nella struttura. È emerso che addirittura c'erano insomma dei motorini, di scooter dentro al mercato, quindi è evidente che al di là delle responsabilità dei singoli che comunque verranno accertati, chiaramente ci sono delle procedure in corso, ovviamente chiediamo che ci sia un maggior controllo da parte del comune, costante, periodico, non dico quotidiano ma quasi, perché parliamo di un luogo di lavoro oltre che di consumo, anzi di acquisto, e quindi deve esserci un controllo costante, cosa che se si parla di ragnatele evidentemente ultimamente non c'è stato. Sono partiti dei lavori urgenti presso il mercato ittico, lunedì prossimo siamo il condizionale, dovrebbe riaprire, potrebbe riaprire al pubblico? Sì, certo che forse venerdì probabilmente c'è il confronto con gli organi che hanno appunto chiuso questo mercato, quindi probabilmente nelle ore successive il mercato potrebbe essere riaperto. Viene da riflettere su un aspetto, cioè da riflettere se è stata sufficiente una settimana per rimediare a questi lavori. Probabilmente un controllo preventivo avrebbe aiutato Pescara a evitare una brutta figura. Ci auguriamo e faremo tutte le azioni possibili dalla minoranza affinché anche gli altri mercati possano essere aiutati in questa direzione. Abbiamo il mercato di Via dei Bastioni, dove c'è un cantiere aperto da tantissimo tempo senza che la ditta sia stata richiamata, nonostante abbia nei fatti abbandonato il cantiere, almeno questo era fino a qualche settimana fa. Abbiamo il mercato ittico all'ingrosso che è di fronte, che probabilmente deve essere attenzionato. Quindi adesso nelle prossime ore come commissione chiederemo alla giunta di intervenire rapidamente. Se l'avesse fatto prima forse oggi avremmo evitato questa brutta figura, ma intanto adesso occorre assolutamente garantire ai pescheresi che i mercati comunali siano i posti più sicuri.
È stato celebrato il 593° anniversario del lodo di pace tra Ortona e Lanciano. Circa 200 studenti hanno partecipato al Fenaroli all'incontro informativo sull'accordo stipulato tra le due città nel 1472, grazie alla mediazione di Giovanni da Capestrano. Lanciano e Ortona, qua la mano, legate dal doppio filo che riguarda la storia, la cultura e il turismo religioso, relazioni fruttuose. Stretta armonia ribadita dalle celebrazioni del lodo di pace, la ricorrenza che accomuna le due città sotto la predicazione e l'intercessione di San Giovanni da Capestrano, religioso dell'ordine dei frati minori, esperto giurista. Fu proprio lui a riportare la pace in un conflitto che ebbe inizio nella notte del 4 ottobre 1250, quando fu data alle fiamme una nave lancianese ancorata nel porto ortonese. Gli adriatici difendevano i preziosi approdi, i lancianesi ne avevano necessità per alimentare i commerci delle famose fiere. Ancora oggi una colonna di Corso Roma, si dice, sia stata realizzata con malta impastata con sangue e con le orecchie degli ortonesi. A porre fine al conflitto nel dicembre del 1426 fra Giovanni da Capestrano. In occasione del 593° anniversario del lodo di pace, 200 studenti delle scuole cittadine hanno partecipato al Fenaroli a un incontro informativo sull'accordo stipulato il 17 febbraio 1472. Un incontro che ha visto la partecipazione dell'arcivescovo Emidio Cipollone e dei sindaci Mario Pupillo e Leo Castiglione. Interessante l'intervento di approfondimento dell'ispettore archivistico onorario del Ministero per i Beni Culturali, Domenico Maria del Bello, dal titolo San Giovanni da Capestrano e libri della Biblioteca Sant'Angelo della Pace, attualmente ospitata a Sant'Antonio. Due anni fa fu ritrovato il documento originale della pace ritrovata. È stato un ritrovamento molto importante perché si credeva fosse un documento perduto da secoli. Importante anche il ritrovamento all'interno della biblioteca del convento, perché vuol dire che San Giovanni da Capestrano era arrivato qui non per semplicemente compiere un miracolo e far ritrovare la pace a queste due città, ma per fare un vero e proprio accordo. Lui era giurista, San Giovanni da Capestrano è il patrono dei giuristi e di conseguenza si studiò le carte e l'atto di concessione appunto di Alfonso è rimasto appunto tra le carte del convento. I contrasti cominciano già nel 1250, d'altra parte Ortona era l'unica porta di accesso all'Abruzzo, che per il resto, come sapete, è tutto circondato da montagne, e quindi persone, merci e idee anche entravano in Abruzzo proprio dal porto di Ortona, ma dovevano arrivare a Lanciano, che si trovava proprio alla confluenza dei due rami del Tratturo, e quindi era il luogo dove avvenivano le famose fiere e gli scambi commerciali. E poi nella cattedrale della Madonna del Ponte, solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Emilio Cipollone, alla presenza dei gonfaloni e delle delegazioni istituzionali delle due città. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, in apertura alla Serie B. Seduta a mattutina per il Pescara al Centro Vestina. Ha lavorato in gruppo Campagnaro, che però molto difficilmente sarà rischiato dal primo minuto. Ancora fuori Scognamiglio, mentre continua a lavorare a parte del grosso. Così all'uscita potrebbe toccare a Elisalde, il quale nel caso sarebbe per la prima volta titolare in Serie B. Andrea Costantini. A Crotone è estremamente probabile che il Pescara avrà di nuovo dei grattacapi in difesa. I problemi alla schiena continuano a tenere fuori Gennaro Scognamiglio, che ha svolto terapie e non si è allenato né ieri pomeriggio né questa mattina. Qualche problema anche per Balzano, che ieri ha lavorato in gruppo ma oggi è rimasto fuori portando la borsa del ghiaccio sul ginocchio operato, indolenzito. L'unica piccola consolazione è che stamani Ugo Campagnaro si è allenato in gruppo, anche se non ha lavorato a pieno regime. La sua settimana è ancora tutta da valutare, ma nella migliore delle ipotesi è difficile azzardarne un rientro dal primo minuto. Più probabile che parta dalla panchina, sperando non abbia ulteriori contrattempi fino a domenica. Con Del Grosso, che anche oggi ha lavorato a parte al pari degli infortunati di lungo corso Tumminello e Di Grazia, le Grottaglie farà ricorso a Edgar Elisalde per la gara dell'uscita contro il Crotone, un po' per continuità con la gara col Cittadella, un po' per affidarsi ad un mancino naturale, visto che la casella da occupare è quella del centrale di sinistra. Elisalde, che ha
causato il fallo da rigore, causato la sconfitta venerdì scorso, ma è anche giusto che ora al ragazzo si dia l'opportunità di dimostrare se ha veramente la stoffa dopo le partite con la nazionale under 20 uruguayana e dopo le buone referenze che lo hanno accompagnato. Per Elisalde si tratterebbe della prima volta da titolare in campionato, lui che lo scorso anno con Pillon giocò da titolare solo la gara di Coppa Italia a Verona contro il Chievo, ma poi non è stato mai utilizzato in Serie B, dove nella stagione 2017-2018 aveva collezionato due piccoli spezzoni con Zeman in panchina. Poco felice anche la parentesi di Catanzaro nella prima parte di questa stagione, con tre scampoli da soli 37 minuti totali. Le contingenze del momento ora gli impongono di salire di livello. Continua a lavorare con grande volontà anche Valery Bojinov. Le Grottaglie dovrà valutare se è pronto per debuttare dal primo minuto o se partirà dalla panchina. Quel che è certo è che all'uscita Le Grottaglie non sarà in panchina a causa di una giornata di squalifica. A dirigere la squadra sarà il vice Enrico Battisti. Non è l'unica conseguenza della brutta direzione di Luzzi di Molfetta, visto che il giudice sportivo ha inflitto una ammenda di 4.000 euro con diffida al presidente Daniele Sebastiani per espressioni ingiuriose rivolte all'arbitro al rientro negli spogliatoi, più altri 4.000 euro alla società per responsabilità diretta riferita al comportamento del massimo dirigente. Di contro, domenica sera il Pescara si troverà un avversario in piena lotta per il secondo posto, ma arrabbiato per la sconfitta con la Juve Stabia, che ha permesso a Spezia e Frosinone di guadagnare un più 3 in classifica. Deluso l'attaccante Armenteros per la sconfitta del Menti, benché abbia trovato il primo gol in maglia crotonese, lui che è arrivato in Calabria nel mercato di gennaio dal Benevento. Logicamente le tre punti sono la cosa più importante per me e per la squadra, così continuiamo a lavorare per questo qua, perché nelle partite, negli ultimi tre mesi del campionato, sono le punte che contano. E così io faccio il mio lavoro e come gli altri qua, io come attaccante voglio fare gol sempre per aiutare la squadra e vincere le partite. E questa settimana abbiamo 5 giorni fino alla partita che giochiamo questo fine settimana e niente, concentrati sulla partita. Sappiamo com'è la Serie B, ogni partita non c'è partite facili in questo campionato, così arriviamo concentrati, ma sappiamo che noi giochiamo a casa, abbiamo bisogno di tutti nello stadio, le tifosi, noi i giocatori e tutti insieme per vincere questa partita. È una partita troppo importante per noi e al 100% per vincerla. Andiamo in Serie C, prime dichiarazioni ufficiali per il neoallenatore del Teramo, Cetteo Di Mascio, che ieri ha diretto il primo allenamento dei biancorossi, ha parlato degli ingredienti che ancora mancano alla squadra per rimontare sulle formazioni che la precedono in classifica. Ho trovato un gruppo di ragazzi molto disponibile, molto acculturati al lavoro. Dalla mia parte c'è sicuramente, ci sono tanti anni di lavoro, anche se con giovani, ma giovani diciannovenni e quindi ormai in età matura. E probabilmente anche grazie alla qualità delle persone che compongono, dei ragazzi che compongono questo spogliatoio, quella che tu chiami emozione sicuramente non c'è stata. Avremmo dovuto, chiaramente giocando di sabato a Rieti, iniziare lunedì se non addirittura domenica, però era già stato stabilito così con la vecchia gestione, i calciatori erano tornati nelle loro case, quindi mi sembrava inopportuno che una nuova guida tecnica iniziasse immediatamente a far rientrare i calciatori dalle loro sedi per questa seduta in più. Quindi abbiamo conservato il programma di lavoro che era già stato stilato, cercando chiaramente di dover provare a recuperare in pochissimo tempo quei lavori, quei pochi lavori che possiamo fare, perché in questa fase in 3 giorni non puoi imbottire di troppe nozioni o di troppo lavoro la squadra, per cui dobbiamo cercare in poco tempo di dare quanto abbiamo in testa. L'allenatore che mi ha preceduto è un allenatore preparato che ha già dimostrato la sua preparazione in altre piazze e
quindi ha lavorato sicuramente su tanti aspetti da un punto di vista tattico. Io direi che neanche nell'ultima gara che c'è stata, che è persa in casa contro il Monopoli, non credo che abbiamo preso gol per mancata organizzazione di squadra, per mancata organizzazione difensiva, o abbiamo costruito un buon numero di palle gol, e forse in questo momento manca quella sana disperazione che distinguono le squadre vincenti da quelle meno vincenti. Ma io credo che questa squadra probabilmente in questo momento in attacco ha forse pochi calciatori di ruolo, non ne ha tantissimi, specialmente se si decide, se si dovesse decidere di giocare a due punte, ma nelle altre zone di campo ha calciatori esperti e versatili che in ogni caso riescono comunque a far bene, anche se magari vengono improvvisati in quel ruolo una domenica rispetto all'altra e se sono costretti a dover giocare in un ruolo diverso da quello della domenica precedente. Quindi sotto questo aspetto non mi preoccupa. E questo è tutto per questa edizione. Il TG6 torna questa sera, come sempre, alle ore 19. Tutti i servizi che avete visto li potete recuperare online. Grazie, buon pomeriggio.